Salve a tutti ragazzi, io sono Silence e nel video di oggi vi mostrerò una MOAB con l'MP7 Akimbo su MV3. Quante sono le volte che avete visto un video iniziare in questo modo? Erano abbastanza per dire basta? Se la vostra risposta è sì, possiamo proseguire. Nel video di oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore, la storia. Prima di lanciare il PC dalla finestra, ascoltatemi ancora un attimo. La storia che tratto io non è fatta di verbosi personaggi già defunti quando i nostri bisnonni ancora distinguevano le lettere senza occhiali. Questa storia parla di videogiochi, anzi, di alcuni giochi in particolare, quelli che da qualche anno a questa parte vengono chiamati survival horror. Prendete bibite e popcorn e mettetevi comodi, sta per iniziare. Tendenzialmente, molte persone fanno risalire l'origine del genere a Resident Evil, oppure ad Alone in the Dark, che lo ha preceduto di qualche anno. Nonostante l'innegabile apporto che hanno dato in quanto a meccanica e ambientazione, questi due titoli non sono i primi survival. Il gioco che ha dato inizio a tutto si chiama Sweet Home, e indovinate un po', è stato creato dalla Capcom nel lontano 1989. Se non l'avete mai sentito nominare, non preoccupatevi, infatti il gioco è ispirato a un film suo omonimo, realizzato da Kiyoshi Kurosawa, ed è stato rilasciato soltanto in Giappone. L'ambientazione sarebbe poi diventata tipica del genere, una casa abbandonata abitata da un'entità malvagia, nel nostro caso un fantasma. I cinque personaggi, di professione cacciatore di tesori, sono giunti lì con l'intenzione di trovare dei dipinti di grande valore, il cui proprietario sarebbe misteriosamente scomparso anni prima. Le cose però non vanno come previsto e l'obiettivo, da arricchirsi, diventa sopravvivere. Il gioco ha delle caratteristiche che per l'epoca erano uniche, ma che anche ora possono destare interesse. Innanzitutto, l'inventario è limitato. Ci sono numerosi puzzle e enigmi da risolvere, diversi modi di affrontare le situazioni, ad esempio scappare o ingaggiare battaglia. Infine, ogni personaggio ha abilità e debolezze diverse, come curare i compagni, aprire porte oppure rimuovere cocci e vetri dal proprio cammino. Se un personaggio muore, il gruppo risulta penalizzato, anche se compariranno oggetti in grado di sostituire in parte il ruolo del caduto. Per questi elementi, il gioco può essere considerato come capostipite dei survival horror. Lo stesso Resident Evil deve molto a questo titolo, ma ci arriveremo dopo. Il secondo gioco che incontriamo sulla nostra strada è Alone in the Dark, uscito nel 1992. Sviluppata dalla Infogrames, è il primo survival horror che sfrutta tutte e tre le dimensioni. La trama si sviluppa all'interno di una villa, il cui proprietario si è suicidato molto tempo prima. Il giocatore può scegliere di interpretare un investigatore di nome Edward Carby o la nipote del suicida, Emily Hartwood. Inutile dire che il personaggio rimane intrappolato nella casa e dovrà guadagnare l'uscita sfuggendo a mostri di ogni tipo. L'originalità qui non sta tanto nella storia quanto nel gameplay, che offre la possibilità di attaccare i nemici o avanzare in modo diverso, per esempio aggirandoli o sconfiggendoli grazie alla risoluzione di un enigma. La trama non è lineare, ma è possibile esplorare le aree nell'ordine che si vuole, chiarendo pian piano il mistero che si cela dietro al suicidio, grazie a dei documenti reperibili in vari luoghi. Procedendo nel tempo, il terzo survival horror è Clock Tower, pubblicato nel 1995 dalla Human Entertainment. Il gioco è del tipo point and click, cioè azioni e movimenti si basano quasi interamente sull'utilizzo del mouse, anche se poi è stato riadattato per PlayStation. La trama si ispira ad un film di Dario Argento, Fenomena. La protagonista è una ragazza, Jennifer, che viene adottata da un uomo benestante insieme alle sue amiche. L'uomo abita in una grande villa dall'aspetto sinistro. Vi ricorda qualcosa per caso? Ad ogni modo, Jennifer si ritrova sola ed inseguita da un individuo dal terrificante nome di Bobby, che impugna un paio di forbici gigantesche. La ragazza dovrà trovare un modo per fuggire e ritrovare le persone a lei care senza farsi mai prendere. Il gameplay è significativamente diverso dai precedenti, in quanto Jennifer non potrà attaccare, ma solo fuggire o nascondersi.
Ciò nonostante, la trama è molto immersiva ed è capace di trasportare il giocatore all'interno dell'avventura, grazie agli enigmi, alle scioccanti scoperte e all'enorme quantità di finali disponibili, più di 10. Siete ancora lì? Bene, perché è arrivato il momento di un pilastro del genere dei survival horror. Un gioco che moltissimi hanno apprezzato e che ha influenzato tutta l'industria videoludica. Avete già capito di cosa sto parlando? Ebbene sì, parlo di Resident Evil. Resident Evil è uscito nel 1996 da quell'enorme fabbrica di videogames che è la Capcom, una casa di cui quasi tutti hanno sentito parlare. La storia inizia in una città fittizia, Raccoon City, in cui stanno avvenendo una serie di omicidi senza movente, che presentano tutti un tratto comune: il cannibalismo. Una squadra investigativa delle forze speciali chiamate STARS viene mandata a raccogliere informazioni, ma scompare poco dopo. Per questo motivo viene inviata una seconda squadra, che ha il compito di scoprire cosa è successo alle persone uccise e alla squadra Bravo. Appena arrivata, la squadra Alpha viene attaccata da dei cani inspiegabilmente feroci e un membro rimane ucciso. Il pilota dell'elicottero che li ha trasportati si fa prendere dal panico e decolla da solo, lasciando ai suoi compagni un'unica opzione: ripiegare in una ormai tristemente e sinistramente nota villa, in cui scopriranno che la causa di tutto è un'associazione chiamata Umbrella, la quale ha condotto degli esperimenti su esseri umani e virus. Esperimenti che poi le sono sfuggiti di mano. L'avventura è giocabile con due personaggi, Chris Redfield e Jill Valentine. In base al personaggio che si sceglie, gameplay e storia cambiano completamente. Chris, pur essendo più forte e resistente, ha numerose limitazioni in più rispetto a Jill. Ad esempio, è più lento, porta meno oggetti, non può scassinare le serrature ed ha accesso a meno armi e rifornimenti. Viceversa, Jill è più veloce, può portare più oggetti, eccetera. Inoltre, durante l'avventura incontrerà meno enigmi da risolvere. Entrambi avranno un compagno di supporto. Altre caratteristiche del gioco sono le numerose armi utilizzabili, una grande quantità di nemici differenti e la violenza esplicita. Infatti, prima di questo titolo, nei survival horror, mostri e persone avevano una resa grafica poco realistica, oppure volutamente cartonizzata, mentre in Resident Evil, già nelle prime scene, si notava una certa crudezza, ragion per cui il gioco fu censurato sia in Occidente che in Giappone. Il gioco si ispirava liberamente a Sweet Home sotto numerosi aspetti, come l'inventario limitato, l'ambientazione della casa abbandonata, gli enigmi e così via. Ultima particolarità, come l'antecedente Alone in the Dark, l'inquadratura è del tipo a telecamera fissa, non segue il personaggio, ma cambia angolazione in base alla posizione. Numerosi remake furono fatti negli anni a venire, di cui l'ultimo, se non erro, è del 2006 per Nintendo DS e si chiama Resident Evil Deadly Silence. Tra parentesi, il mio nome non viene da lì. Ho già detto che l'originale era per PlayStation e che era ispirato ai film di Giorgio Romero? Non sapete chi è Giorgio Romero? In breve, è considerato l'iniziatore dei film sugli zombie. Resident Evil vendette un numero esorbitante di copie e la Capcom si riferì ad esso per la prima volta come survival horror, dando un nome a una categoria di videogiochi fino a quel momento inesistente, almeno sulla carta. E dopo quest'ultima nota, per motivi di tempo, io vi saluto e vi rimando alla seconda parte del video, che uscirà tra non molto. Se avete apprezzato, sentitevi liberi di lasciare un commento o un pollicione, possibilmente in su. Se invece non vi è piaciuto, fatemi sapere qual è il motivo e vedrete che cercherò di migliorare. Al prossimo video!